ci aspettiamo di trovare soluzioni idonee per salvare la città. Un bilancio complicato, un bilancio che richiama in causa non soltanto i conti dell'ente, che pure sono importanti, ma richiama sostanzialmente un impegno più corale di un nuovo Parlamento e del nuovo governo che verrà, e ci auguriamo al più presto, perché il problema non è la città di Napoli, ma è l'intera compagnia degli enti locali. Oggi gli enti locali soffrono spaventosamente, da un lato per il mancato trasferimento di risorse, ma perché è cambiata tutta la geografia della realizzazione di un bilancio. La città di Napoli è una città più sofferente perché è una città più fragile, più debole. Da questo punto di vista abbiamo bisogno in qualche modo di migliorare queste condizioni che chiamano in causa e pesantemente il governo e il Parlamento. Ovviamente noi faremo la nostra parte all'interno dell'Aula provando a migliorare le condizioni del bilancio. Abbiamo detto cose importanti sulla vendita del patrimonio, abbiamo offerto anche delle alternative concrete alla vendita di alcuni cespiti che noi riteniamo non soltanto di pregio da un punto di vista architettonico, ma anche di utilità sociale. Per noi vendere l'ippodromo di Agnano non credo che sia una cosa buona, vendere il palazzo da cui vi parlo riteniamo che non sia una cosa buona. È stata approvata una nostra mozione, vigileremo affinché la mozione proposta da Napoli in Comune a sinistra diventi una nuova manovra per l'alienazione del patrimonio comunale. Durante la prima parte del Consiglio Comunale si è parlato di dissesto sì, dissesto no. Con la sua lunga esperienza politica, cosa ne pensa? Io credo che la parola dissesto sia una brutta parola, a prescindere dal quadro normativo modificato e che lo regola, perché il dissesto ci riporta una memoria molto antica e molto difficile per la città, dove a pagarne le conseguenze non è soltanto un ceto politico, i partiti, il sindaco, la giunta, a pagarne le conseguenze è l'intero settore imprenditoriale della città. Questo è il motivo per cui non possiamo permetterci questa evoluzione. Credo che dobbiamo lavorare, così come dicevo prima, affinché l'amministrazione faccia il proprio lavoro di rigore, soprattutto lavorando sull'aumento delle entrate, che resta ancora il tallone di Achille della nostra città, indipendentemente dalle amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi 20 anni, almeno quelle che io ho conosciuto direttamente. Occorre da questo punto di vista migliorare queste condizioni, ma soprattutto sollecitare un provvedimento legislativo che riguardi sì la città di Napoli, ma l'intero sistema delle autonomie locali. È sicuramente un bilancio complesso, un bilancio difficile che evidenzia quanto ormai siano complesse le finanze degli enti locali. Diciamo, alcuni dati sono sicuramente emblematici e vanno presi e valutati per quelli che sono. Sono 40 miliardi di euro in 8 anni che lo Stato centrale ha tagliato verso gli enti locali. 1 miliardo e 24 milioni i tagli dal 2011 ad oggi solo al Comune di Napoli. Tutto questo ovviamente crea un effetto a catena su i servizi, sulle possibilità che hanno i comuni di implementare anche delle attività, dalla lotta all'evasione alla dismissione del patrimonio immobiliare. Anche su questo ci sono delle differenze che attengono sostanzialmente alle difficoltà e alle diversità che ci sono tra i comuni del nord e i comuni del sud. Ne abbiamo un PIL pro capite che è la metà in molti casi di comuni del nord, comuni come Milano e come tanti altri. Su questo ovviamente dobbiamo lavorare sicuramente, ma è chiaro che tutti questi dati ci consegnano un bilancio complesso, difficile, che pur nelle difficoltà, pur nelle avversità legate da debiti pregressi e legate da tagli ai trasferimenti statali, ha mantenuto e manterrà inalterato i servizi diciamo dati ai cittadini. Ma da qui, da questo bilancio che ci apprestiamo a votare, non sappiamo quando arriveremo, se faremo anche la nottata, ma siamo pronti anche a farlo, deve partire ovviamente una mobilitazione che è una mobilitazione istituzionale che va nella direzione di tutti i comuni italiani, perché tutti insieme, uniti,
dobbiamo lanciare un messaggio al nuovo Parlamento, al nuovo governo che verrà, nel invertire la tendenza, verso gli enti locali che oggi sono i più ormai più colpiti. Dico solo l'ultimo dato, il primo atto della commissione speciale che si è insediata nel Parlamento italiano ha discusso delle spese militari, 700 milioni di euro in più. Ecco, iniziamo a invertire questa tendenza, spendiamo milioni di euro al giorno per le spese militari e tagliamo sugli enti locali. Dobbiamo garantire il patto di stabilità, dobbiamo garantire il fiscal compact nella Costituzione e poi andiamo a tagliare sui servizi agli enti locali. Quando capiremo questo, forse sarà troppo tardi. Si sta lavorando un po' sia dalla parte della maggioranza e dell'opposizione, si sta cercando di, io penso che sia arrivato a un dato diciamo già scontato, non c'è trippa per gatti, si può dire, nel senso che si sta pigliando atto che questi debiti che ci sono diciamo precipitati, dobbiamo cercare soltanto di allertare il prossimo governo per un intervento romano. Gli atti che noi abbiamo esaminato sono tutti quanti sopportati dai vari pareri che sono, diciamo, sia da parte della segreteria generale sia da parte dei revisori, sono tutti quanti favorevoli. Noi quello che abbiamo potuto constatare è che si è evitato di mettere in liquidazione l'ANM con l'appostamento di questi beni che si dovrebbero alienare entro un certo lasso di tempo. Noi vogliamo evitare tutto questo. Gli atti sono tutti quanti legittimi e sono, possiamo votarli tranquillamente, però c'è bisogno, per evitare l'alienazione, c'è bisogno di un intervento nazionale e noi ci auguriamo che con l'intervento del sindaco, dell'amministrazione, della maggioranza riusciremo a mettere, a porre in essere questo proposito che il sindaco ha già ribadito in più occasioni, quello di far annullare questo debito che non è un debito di questa amministrazione, un debito che abbiamo ereditato, sapete benissimo, conoscete benissimo la storia, però per quanto riguarda il lavoro del Consiglio, i lavori si stanno svolgendo molto, con molta serenità e con interventi, posso dire, di competenza.